passato adesso. Adesso recupera la formazione ospite con Vega, ora Brega, palla messa verso il compagno, poi a cercare Brega che si sgancia, lo trattiene all'astra, poi la battuta incredibile di Mosti. Per ora disputato un ottimo allungamento, attenzione adesso al pallone, dentro, spiovente. Il Bratto con Polo, poi spazza via, con Centurio al centro, il passaggio Centurio. Brega, spada alla porta, si allunga sulla destra, all'indietro, poi il traversone dentro, l'incornata di testa. Un colpo di testa di Fantacci al nono del primo tempo e adesso finalmente è arrivato il gol del Prato. Attenzione adesso però, Mosti che mette dentro il pallone che rimpalla pericolosamente davanti all'astra, poi la girata con il testa. Adesso a Ceccarelli che scambia con Gentile, Ceccarelli si invola e poi l'uscita di Sardegna per Giuliani che sbaglia, può andare Piscitella si invola, ancora Piscitella entra in aria, poi la finta, ancora il numero 10 del Prato, Piscitella c'è, la difesa però che ha recuperato il Cavorrano e sfuma questa occasione per il Prato, incredibile, poi la battuta sul primo palo, forse il pallone, ma si continua a giocare Martinelli, dentro per Piscitella, salta un uomo, poi sul destro il tiro, la conclusione di battuta con la Piscitella. Quest'anno sono a disposizione, attenzione adesso però il break del Cavorrano, dove va la conclusione, la corta risposta e poi arriva a tentare il recupero del Cavorrano con il numero 12 Gordini che si è immolato letteralmente, attenzione adesso con questa conclusione con Gelbelli stampata sul Prato, ma Prato che ha rischiato. Attenzione ancora con l'occasione per Brega, ancora Brega, la battuta e poi c'è Giuliani, poi sulla destra trova il Varco, la formazione di casa con la sgroppata e poi ancora un palo incredibile, il palo di Polo incredibile, sfortuna del Prato che ancora va alla conclusione con Giuliani al centro di rigore. Ex Valotti, poi gira per Conti.